Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video che non faccio da un bel po', cazzo di cintura di merda, devo metterla per forza, ovviamente, è giusto. E praticamente da un po' che non faccio video, ho detto me, ne faccio uno così ogni tanto almeno mi faccio sentire. Se no poi voi pensate che io sia morto. Sto anche un nuovo look con la barba, non so se sto bene o meno, non lo so. Comunque, ogni tanto cambio, no? Ci sta a cambiare. Comunque volevo parlare del fatto di Liverani, comunque, che è andato via. È andato via. Diciamo in maniera molto furbesca, secondo me. Ha fatto di tutto per poter andare via. Diciamo, ha trovato la tattica giusta per andarsene via. E in più poi si è fatta la foto con quelli del Parma, ancora prima di firmare il contratto. Insomma, ha fatto un po' di sgarretti, però alla fine, diciamo, ci sta, ecco. Che caspita devi fare? Secondo me ha sbagliato, avrebbe fatto meglio a dire direttamente che non voleva continuare, invece lui ha cercato in qualche modo qualche scappatoia, capito? E alla fine l'ha trovata e se n'è andato. Comunque, per quanto riguarda Corini, sono abbastanza contento perché comunque ha vinto il campionato di Serie B con il Brescia, quindi è andato, cioè, diciamo, di quelli che stavano sulla piazza era il migliore che potevamo prendere, secondo me. Poi anche un bel modo di giocare, insomma, 4-3-3, quindi diciamo che rimane abbastanza offensivo, quindi speriamo bene, dai. Speriamo quest'anno di Serie B che sarà durissimo. Tante squadre che ci sono forti, Monza, Empoli, Frosinone, insomma, ce ne sono tante altre, Spal, compagnia bella, Brescia stesso, quindi quest'anno sarà difficile, sarà duro. Speriamo di iniziare a prendere qualche buon giocatore. Vabbè, abbiamo preso Koda che è forte, anche Destoschi, non so se l'ho detto bene, poi casomai mi dite se l'ho detto bene. È complicato da dire, quindi sembra tipo uno scioglilingua. Speriamo che prendiamo Donnarumma o forte, che quelli sarebbero buoni. Importante secondo me è mantenere, diciamo, i giocatori quelli più forti dell'anno scorso. A parte purtroppo che i prestiti sono andati tutti via, quindi mi dispiace insomma per la Padula che è andato al Benevento, vabbè, però vuole giocare in Serie A, purtroppo diciamo ha fatto bene in Serie A, anche se siamo retrocessi, quindi lui vuole giocare in Serie A, giustamente. Quindi speriamo insomma che rimangano Falco, Mancoso, Periccione, Gabriel, Lucioni, anche se la vedo molto molto dura. Speriamo, importante che non li svendano, la società ha detto che non li svende, quindi speriamo di no. Comunque sono abbastanza fiducioso, diciamo, della società, sicuramente faranno degli ottimi acquisti per cercare di risalire di nuovo, quindi poi se hanno preso Valentino Corvino ci sarà un motivo, no? Quindi lui è in gamba, insomma, tanti anni Serie A ad alti livelli, quindi è venuto qua, diciamo, per il cuore, quindi speriamo che ci riporti in Serie A. Non diciamo che non ci dovrebbe essere l'ansia, come hanno detto, cioè, c'è un percorso di 3 anni che hanno stabilito. E quindi io speriamo, diciamo, alla prima botta. Poi, se non ce la facciamo prima botta, l'importante è fare un campionato su alti livelli. Secondo me, speriamo, per scaramanzia, però speriamo di salire alla prima botta. Ecco, ormai l'ho detto, poi magari quando arriverà a fine anno, che non saliamo, sicuramente mi massacrando, però intanto l'ho detto. Speriamo di salire. Sono fiducioso e positivo, quindi diciamo adesso sto vivendo un periodo un po' tranquillo. Qua appena ci sono delle notizie di mercato, magari cercherò di dire qualcosa, insomma, di fare qualche video su degli scoop, delle notizie di mercato, anche se ora, diciamo, è abbastanza tranquillo. Anche se mo, tipo fra 20 giorni comincia il campionato, più o meno 25, quindi. Però se non sbaglio fino al 5 ottobre, se non mi sbaglio, c'è il tempo per poter acquistare i giocatori. Speriamo, dai ragazzi, speriamo bene quest'anno. E speriamo principalmente di ritornare allo stadio. Non lo so se ci rifaranno tornare o meno. La vedo dura. Magari a Scaglioni. Però penso che le prime partite sicuramente le salteremo. Se voi sapete qualcosa più di me, me lo dite. Però secondo me, non credo. Manca tantissimo lo stadio, insomma. Quindi incitare la squadra, stare lì sui gradoni insomma, a prendere, a tifare, a fare casino, insomma, a stare lì a soffrire per la squadra. Quindi speriamo bene, dai ragazzi, che dire. Ci vediamo al prossimo video. Spero che state bene, insomma, e che vada tutto per il meglio, dai. Speriamo questo cazzo di virus pure se ne va a fanculo, anche se purtroppo i casi stanno aumentando, ma speriamo che prima o poi se ne va a fanculo. Quindi, sempre forza Lecce e come dico io, va pia di buon culo tutti. Scherzo, ovviamente. Ciao, alla prossima.